Sei sicuro di stare installando la caldaia nel posto giusto e in una posizione corretta all'interno dell'unità immobiliare? Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio farti vedere quelle che sono due casistiche in cui la caldaia non può assolutamente essere installata. Prima di entrare però nello specifico di questo video, ti voglio chiedere ovviamente di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina. Per te è totalmente gratuito, per noi è molto importante per poterti portare contenuti sempre nuovi e interessanti. Bene, entriamo nello specifico di questo video. Perché ho deciso di fare questo video? Beh, perché ho avuto due casi in cui sono arrivato come consulente a verificare che effettivamente l'installazione della caldaia in quei due casi specifici non era effettivamente consentita per due motivi completamente diversi che andremo proprio a vedere in questo video. Puoi effettivamente installare la caldaia in ciascun locale che tu voglia all'interno dell'unità immobiliare? No, ci sono delle caratteristiche che devono essere rispettate. Oggi, ovviamente, non andiamo a parlare di tutta quella che è la norma 7129 che regola tutto quello che riguarda l'impiantistica gas e anche questa parte appunto di installazione delle caldaie, quindi non parleremo di zone aerabili, areate in generale, non ti farò vedere, non puoi per esempio andare a installare una caldaia in uno sgabuzzino cieco a meno che non abbia determinate caratteristiche, insomma non entreremo nel dettaglio di tutto quello che dice la norma 7129 sull'installazione delle caldaie, ma ci sono due cose che reputo importantissime e che secondo me devi assolutamente sapere nel momento in cui vai a verificare l'installazione di una caldaia. Quello che succede nel momento in cui vai ad installare una caldaia in un ambiente in cui non potevi installarla è che poi il centro assistenza, nel momento in cui deve fare l'avviamento della caldaia, non la avvia, non fa il libretto dell'impianto e quindi il tuo cliente finale si trova a non poter accendere a tutti gli effetti quell'impianto specifico. E se lo accende, ma non c'è il libretto dell'impianto, poi ci sono gli organismi di controllo regionali che arrivano e lo fanno spegnere perché quella è una situazione di pericolo. Parliamo allora di questi due casi che sono proprio l'argomento di questo video. Uno, il garage. Il garage è per definizione un locale con pericolo d'incendio. La caldaia, i canali da fumo, l'impianto gas non possono essere presenti all'interno del garage a meno di particolari situazioni per quello che riguarda l'impianto gas, quindi controtubi fatti in un certo modo e non entriamo troppo nei dettagli, ma la caldaia non può essere presente all'interno del garage neanche i locali e neanche i canali del fumo. Deve esserci una centrale termica, una zona tecnica fatta in un determinato modo con pareti rei all'interno del quale andare ad alloggiare la caldaia, perché così libera non può assolutamente starci, non può essere presente la caldaia, altrimenti, come ti dicevo prima, l'avviamento non viene assolutamente fatto. Il secondo luogo di cui voglio parlarti è il sottotetto. Ho trovato tantissime caldaie nel sottotetto nel tempo, ma la nuova norma del gas assimila il sottotetto, anzi dice che il sottotetto è un locale non presidiato. Cosa vuol dire che il sottotetto è un locale non presidiato? Significa che normalmente non c'è la presenza di persone nel sottotetto, se no non sarebbe un sottotetto, inteso ovviamente come sottotetto sgombraroba, non abitabile, eccetera. Non c'è la presenza costante di persone che si possano rendere conto di una possibile fuga di gas. Come sai, il gas è additivato con degli odori che permettono di percepire che c'è una presenza di fuga, ma ci deve essere una persona che riesce ad accorgersene. E questo, quando la caldaia è installata all'interno dell'appartamento, è assolutamente plausibile, ma se è in un sottotetto, che è appunto un locale non presidiato, questa cosa potrebbe non succedere. E quindi bisogna avere delle accortezze che devi andare ad attuare nel momento in cui vuoi andare ad installare la caldaia in un sottotetto di questo tipo, ovvero il locale deve essere sempre aerato e parliamo di caldaia a condensazione, non a camera aperta che bene o male ad oggi non si utilizzano più se non in rarissimi casi, canne collettive ramificate, eccetera. E inoltre i pavimenti, pareti e solai non devono avere crepe o possibilità di infiltrazione. Cosa mi era successo nel caso specifico? Che il muro non era intonacato e quindi aveva delle possibili fughe in cui
una fuga del gas poteva effettivamente terminare, poteva creare appunto dei problemi, creare delle sacche in cui si andava ad accumulare questo gas. In questo caso è più facile, perché ovviamente se hai una situazione di questo tipo ti basta creare una reazione permanente, andare a intonacare le pareti e creare appunto il sottotetto in modo in cui sia effettivamente possibile andare ad installare questo generatore, ma devono essere rispettate queste condizioni. E questo non tanto per un capriccio personale di chi ha scritto la norma, ma per motivi di sicurezza legati appunto alla sicurezza delle persone che vivono in quell'immobile. Se il sottotetto è di proprietà privata non ci sono problemi, se il sottotetto però è una parte comune del condominio è necessario che poi si crei uno spazio ad hoc riferito a quel generatore per uno specifico appartamento, perché appunto esistono condomini con riscaldamenti autonomi che trovano la condizione di avere delle caldaie all'interno del sottotetto. Bene, queste due cose devi assolutamente tenerle a mente, soprattutto se vuoi in qualche modo approcciare quello che è il mondo della progettazione termotecnica, il mondo della progettazione degli impianti, che è vero che si sta totalmente spostando sul mondo elettrico, quindi sulle pompe di calore, ma ancora in alcuni casi, per esempio, ci sono tantissimi impianti ibridi o tantissime sostituzioni di caldaie ancora. Bene, in questi casi devi essere ben conscio che in questi due locali, in uno non puoi assolutamente installarla e nell'altro ci devono essere particolari condizioni. Ovviamente se crei un reparto, una zona di centrale termica all'interno del garage fatta con determinati criteri, puoi andarla a installare anche in quell'ambiente. Ma attenzione quando hai a che fare sia con il garage sia con il sottotetto. Ovviamente se vuoi approfondire tutte quelle che sono le tematiche legate alla progettazione degli impianti, ti invito ad andare sul nostro sito che è www.cefti.it, ti lascio il link proprio nella descrizione di questo video e richiedere maggiori informazioni. Io spero che tu abbia trovato interessante questo video, se è così ti chiedo di mettere un like al video, di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina, perché in questo modo potremo portarti informazioni sempre nuove e interessanti sulla termotecnica e non solo. Ciao!